I vertici del Movimento 5 Stelle l'accusano di aver nascosto per mesi un avviso di garanzia. Perché non ha comunicato col Movimento prima? Io questo contatto l'ho sempre cercato, andando a Roma nei miei impegni per l'ANCI, chiedere quindi, visto che sono a Roma il tal giorno, possiamo vederci? E diciamo che c'è sempre stata la scusa pronta per un altro impegno, per qualcos'altro. Allora, quelli che adesso accusano di trasparenza sono gli stessi che mandano mail anonime, quindi io dico, alla faccia della trasparenza, se non sai chi ti scrive, se non sai chi ti giudica, se non sai chi ha preso una decisione di sospendere, quindi Fico ha la responsabilità di gestire i problemi con i meetup e noi li abbiamo e non ha mai fatto niente e abbiamo sempre cercato di comunicare, Di Maio ha la responsabilità di gestire i comuni, abbiamo provato a contattarlo più volte e lui si è sempre negato. Lei ha provato a contattare Di Maio e il parlamentare Fico, perché non ha contattato ad esempio la parlamentare Ruocco, che fa parte anch'essa del direttorio? C'è un gruppo coeso al vertice del vertice che è rappresentato da Fico, Di Battista e Di Maio. I suoi elettori non avrebbero avuto il diritto di sapere quello che le stava succedendo? Ma per fare cosa? Per dare un giudizio sì. Tipo sì. Gesù e Barabba? Cioè qual è lo scopo? Noi siamo l'epoca mediatica dove conta il consenso e l'opinione pubblica o dove contano i fatti? Io sono il primo, l'ho detto più volte, che nel momento in cui questo procedimento fosse andato avanti e avessi potuto chiarire prima di tutto con la magistratura, ci sarebbe stata tutta anche la volontà di condividere anche per far capire che è da un esposto del Partito Democratico. Io volevo anche capire cosa mi viene contestato, perché nell'avviso di garanzia non c'è scritto niente. Io ho un altro lavoro, io sono molto tranquillo, io non ho la necessità di fare nessun tipo di carriera. Io ho sempre detto, posso permettermi di non guardare solo al consenso, ma a quello che è giusto. Quindi io agisco secondo coscienza e non secondo quello che alcuni vorrebbero che facessi. Max Bugani, il candidato sindaco di Bologna del Movimento 5 Stelle, ha detto che lei si è isolato e quindi è colpa sua. Io mando un messaggio a Bugani dove dico, possiamo chiarire, vogliamo vederci, non c'è stata nessuna risposta. Allora era, io non ho cercato il confronto, io l'ho sempre cercato il confronto, come l'ho cercato negli eventi in cui siamo stati. Loro non possono avere un confronto, perché fondamentalmente non possono decidere cosa possono o non possono fare. Questo vorrei che cominciasse a essere evidente. Che cosa che ti impedisce quel rapporto umano per poter chiarire o non chiarire una situazione? Non c'hai niente da dire. Chi è che decide in questo movimento? Questo dovete chiederlo a quelli che chiedono a me la trasparenza. Chiedetelo a Di Maio, che dice che non sono trasparente. Chiedete a loro di dire chiaramente chi ha preso le decisioni, in che luogo, con che modalità. Chi è che ha deciso di sospenderla? Mi faccia un nome, su. No, io penso che sicuramente ci sia molta parte di Davide Casaleggio piuttosto che del direttorio. Davide Casaleggio che c'entra, mi scusi? Eh no, questa è una domanda che dovete fare sempre a loro. Andrebbe anche capito perché quindi infatti ci si reca a Milano a prendere decisioni. Lei ha parlato con Davide Casaleggio? No, non ho. Io chi cerco sono i responsabili che devono trovare delle soluzioni, quindi Fico e Di Maio. Non ho bisogno di cercare Davide Casaleggio, che formalmente all'interno del Movimento 5 Stelle non ha neanche un ruolo. Vi racconto un aneddoto. Campagna elettorale di Nogarin. All'improvviso, chiedete a Nogarin, arriva il è meglio che Pizzarotti non venga a Livorno. E quindi, come da dire... Da chi è arrivato, mi scusi? Non lo so, lo chiedete a Nogarin. E c'è qualcuno nel movimento che la vuole far fuori? Questo è quello che dicono in tanti. Se oscuri i risultati di Parma, che tante volte sono primi in Italia, è evidente che mi stai oscurando. È evidente che c'è una linea da almeno più di un anno che è non citate mai Parma né quando va bene né quando va male, perché loro in tante occasioni a nostri attivisti anche contattati direttamente si sono permessi di dire Pizzarotti ha tradito i valori del movimento, ma è evidente che fosse d'accordo col PD, ma lui si allontana sempre senza tra l'altro un fatto concreto. Potrebbe forse creare una corrente allora all'interno del Movimento 5 Stelle? Non mi interessa creare una corrente. Come fare un partito dove i vertici la vogliono fuori? Ma quello che io voglio evidenziare è che non deve essere un problema mio, deve essere un problema delle migliaia o dei milioni di persone, dei attivisti, di consiglieri comunali che loro dovrebbero scrivere al direttorio per chiedere chiarimenti, per sistemare delle cose, per magari anche raddrizzare delle dinamiche su chi decide, che io penso che siano contro quei valori su cui abbiamo fondato il movimento.